Ma che video era quello? Non mi ricordo nemmeno. Ciao belli, eccoci qua insieme a Dariuccio. Ascoltami, ho visto che portavano un attrezzino. Sì, dallo staff. Sì, dopo se mi può fare capelli, perché allora io venendo facendo la dopo. Eccola qua, facendo la storia, mi sono accorto che i miei buchi in testa stanno aumentando di brutto, no? Quindi, buchi? Buchi. Cioè? Ritrose, buchi, insomma, probabilmente mi avvio verso la vecchiaia e quindi ho detto rasiamoci. Ma i bei capelli, non è vero niente. Rasiamoci. Ok. E ho detto, dato che Marco è solito fare queste stronzate, cioè lo rasano, rasa, eccetera, facciamolo insieme, però dopo. Non è stato organizzato, ho mandato uno a prendere la macchina. Sì, sì, infatti. Ma perché non adesso si giochi che sei in quel modo là? Gioco? No, io contro te Smash non esiste. No, nel senso, giochi, commenti. Ah, ok, sì. E dai, facciamolo adesso. Adesso? Andrà tutto... Sì, per il meme, ovviamente per il meme, ragazzi. Sì, sì, così sì. Allora? Eh sì, almeno all'inizio sì. Ecco, ma chi entra in questa live, no? Adesso. Ma parlami un po' di cosa stai facendo per ora. Dicevi? Mi sto ambientando su Twitch. Sì? Sì. Tanto sento il tuo peso addosso al mio corpo. Una bugia perché sono... No, qualcosa sento, delle linee sinuose le sento. E dimmi, questo Twitch? Twitch sta andando bene, mi diverto parecchio. Più che altro sto cercando di trovare una specie di... non di format, ma comunque una roba per incasellare meglio le cose. E poi sto per comprare lo studio finalmente. Ah, me lo avevi detto? Sì. Io invece sono in quella situazione un po' fastidiosa dove devo pensare all'ipotetico e se Daniele non può tornare più. Ok. Quindi... in realtà forse già te l'avevo detto cosa pensavamo di fare, un po' una roba così. Dimmi. Non si può dire. Ah, ok. Però... però è una cosa figa, via. No, è l'ultima spiaggia, amico mio. Infatti è questo, che ci abbiamo messo 3 anni a creare sta cosa. Abbandonare tutto per via di una roba che, ingiusta o non ingiusta, comunque mi sta rovinando. Ok. Non mi sembra il caso. Ma quanti anni facevi crescere questi? No, poco. Questi sono capelli di 3-4 mesi. Minchia però. Mi crescono velocemente, sì. Abbastanza. Quanti? Come sto? Gira di giù, gira di la sedia. Meraviglioso. Gira la sedia per vedere... ok. Basta così, Marco. Bello! Sembra... sembra una roba non di... Non l'ho mai vista sta cosa qua. È molto bella. Un cerchietto. Guarda la zoomata sul testone. Non vedi che mi fai tipo Edgar dell'Aristogatti? Mi lasci solo i capelli qua, certo. Voglio vedere come sto. Quella della penna? No, quella è l'avvocato. Okay. Dei... Edgar è il cattivo, tra virgolette, quelli che li porta. Il maggiordomo. Non mi ricordo proprio. Non è proprio un cattivo, è il maggiordomo. Oh, Dario. Questi capelli assomigliano al garone re del male. Vaffanculo Ciccio, ok? Che bello. Cosa hai detto Ciccio? Sempre il garone re del male. È vero, perché lui è bravissimo. Pazzesco. Pazzesco. È pazzesco per un cazzo, ragazzi. Nel senso, io ci penso dico boh. E invece Wolf che cosa c'ha come descrizione? Wolf è lupo scatenato. Ho capito, ma se... Bravissimo! Vai, vai, entra. Gargamella uno se suggerisce. Vai, siete. Ciao Marco, vai, siete. Devo andare proprio. Vai. Ma ci vede, raga. Ok, guardati. Bellissimo. Ragazzi, sto una crema. Vero Ciccio? Sì. Grazie Ciccio. Vuoi guardarla? Non guardarla mai, ok. Sì. Comunque Dario che mi chiede pazzi ragazzi non lo sarei mai aspettato. Ma Marco, forse hai perso la memoria. Il mio primo commento sì, mi ricordo, sul tuo video fu sotto a un pazzi ragazzi. No, semplicemente non mi aspettavo una richiesta da te così. Ma lo sai perché? Perché il nonsense si è veramente sviluppato negli ultimi anni, no? Ed è un tipo di comicità che mi piace parecchio.
Forse è la comicità che mi piace di più, vedi una pallottola spuntata, sì, sì, sì. Mel Brooks, eccetera. Quindi secondo me, con tutte le esperienze che hai fatto, tutte le persone che conosci, una roba del genere funzionerebbe tantissimo. Sai qual è il fatto? Che quando, se dovessi creare una nuova serie, ad esempio io sto creando questa serie qua, l'ho presentata su Twitch, chiamata Coinquilini, che parla un po' di storia di casa, no? Ok. Però un po' alla Pazzi Ragazzi. E il fatto tipo che, sitcom? Sì. Ok. Il fatto è che creare una cosa nuova mi viene molto più facile che fare un revival di quella vecchia, perché sono così disparate e alte le aspettative. Dovessi fare Pazzi Ragazzi, che forse mi darebbe fastidio anche scrivere, verrebbe merda. Ok, cioè sentiresti il peso delle aspettative? No, ma non, sì, non sarebbe neanche un... cioè perché... vedendo il fatto che Pazzi Ragazzi, a me piace il primo episodio e basta, quando uscì. Gli altri, boh... ok. Un po' anche il secondo, però... da quanto è che non li riguardi? Pazzi Ragazzi 1 l'ho riguardato recentemente, però sì, non guardo i miei video di solito vecchi. Ok, beh, lo faccio anch'io. Sai quando ho provato la stessa roba? Quando ho fatto lo stintorio. Cioè? Feci la campagna Kickstarter, no? Ok. Ok. Che schifo. Mettiti in sedia? Questi, guarda, sì, sì, questi qua li regaliamo a qualcuno. Ok. Ragazzi, potete darmi una busta? Certo. Una bustina. Facciamo che... chi dona di più, gli spediamo, sono serio, la busta con i capelli di Dario Moccia. Ma no, Marco, ma che cazzo dici? No, no, sono serio, la spedisco io. Ok. La spedisco io, fa. Ok. Guarda, c'è anche quello bianco, l'unico capello bianco che ho. È qua, si trova qua. No, aspetta. No, 500. Sembra un sacco tipo già morto. Per i morti. Ah, ma di un colpo solo li ho preso, ok. Aspetta, faccio. Ok. Comunque, dicevo, ce l'avevo con Lost in Tokyo questa roba. Cioè? Ah, ma infatti io ho detto. Perché io feci la campagna Kickstarter e c'erano le aspettative ovviamente che vennero generate da Natale a Tokyo. A Tokyo andò benissimo, ci fu, nonostante fosse una roba girata veramente con una scarpa e una ciabatta, ci fu veramente tanto affetto da parte del pubblico, e quindi la gente diceva ma non verrà mai come Natale a Tokyo, non sarà mai come Natale a Tokyo, e poi soprattutto la gente si incazzò perché non scelsi Monitor come cameraman, ma lo misi davanti alla telecamera, cioè come personaggio attivo in tutta la serie, e la gente disse no, non è la stessa cosa, ragazzi, non è che posso fare una roba così amatoriale un anno fa, no, 2 anni fa, non avrebbe mai potuto fare nel 2018. Il fatto è che il problema anche con Lost in Tokyo è che più aumentavi la professionalità, più si snaturava. Bravissimo. Perché